15-0, questo è un 15 per la francese. Va bene che queste sono giocatrici abituate a tutto, ma in fondo Serena, che è stata a due punti dal chiudere la partita, vedete con quanta tranquillità inizia il terzo set senza reagire. Questo serve anche ad avere un approccio buono per le nostre giovanissime. Risposta vincente. 15 pari. Serena avrebbe un buon motivo per arrabbiarsi, per non accettare di dover combattere ancora in questa terza partita. 30-15. E qui c'è un altro cattivo rimbalzo, ce ne sono un po' troppi per la verità sul campo. E qui c'è una risposta stizzita. E sono due palle dell'1-0 per la Moresmo. Wow! Quasi rabbiosa. Sì. Sai, i cattivi rimbalzi li soffre di più la giocatrice che è nata sul cemento, perché non c'è proprio abituata. Poi lei è una che gioca la palla talmente davanti al corpo, con talmente poca apertura, che ha poco modo di aggiustare il colpo. Certo. Fantastico anticipo, parità. Sì, un servizio però un po' troppo debole, troppo centrale, senza angolazioni particolari. Vedete come ci si è potuta appoggiare bene sopra la palla Serena. Mai distrarsi contro Serena. Una buona seconda stavolta. Ma questa è una brutta sbracciata di rovescio. Quindi dalle due opportunità, sempre questi colpi di scena, due opportunità per la Moresmo di andare 1-0, ed ora è Serena che ha la possibilità di strapparle il servizio. È stata una chiamata a rete un po' involontaria da parte della Williams, secondo me. E questa palla, avete visto adesso, questa palla col taglio sotto prima della Moresmo, che poi invece ha giocato un rovescio coperto. Quindi due prese diverse, completamente diverse. Da parte della Moresmo, che sul fianco sinistro sa fare un po' tutto, invece sulla destra, quando si tratta di giocare il dritto, ha molto meno varietà di colpi. Come picchia Serena, sta aumentando il ritmo se possibile. Infatti riesce a sfondare. Seconda palla break. Giocare più forte, secondo me, è difficile. Forse sì, è impossibile. Sì. Beh, a nessuna delle due mancano i muscoli per tirare forte, e anche il tempo di impatto sulla palla è ottimo. Quindi sai, le due cose insieme. Boom! Ed è 1-0 in favore della Williams. Primo gioco, partita finale, è interessante vedere come proprio come si scaraventa in avanti, buttando tutto il peso del corpo su, che non è poco, sulla palla. Anche se si è alleggerita, come hai sottolineato tu, nelle serate nelle quali noi offriamo ai nostri telespettatori le sintesi delle giornate, cosa che è accaduto in questi 15 giorni. Quindi terzo set 1-0 e la battuta per Serena. C'è
tempo a 76 km all'ora. Anche qui è fantastica questa, quest'attimo di esitazione per poi avere il coordinamento per appoggiarsi in modo perfetto. Inizia 0 e viene ripetuta la prima di servizio. Guardate, a me c'è il giudice del net che tiene proprio il dito sul nastro, invece quello maschile c'è la macchinetta elettronica che è collegata direttamente con l'arbitro. E mi spiegava ieri il Ricci Bitti, proprio il presidente della Federazione Internazionale, che il circuito femminile non ha ancora approvato questo strumento, che invece gli uomini hanno accettato. Sarebbe l'ora che uniformassero le regole, però, perché se vale per gli uomini deve valere anche per le donne. Ma sarebbe bello che si rigiocasse il tennis maschile e femminile assieme, ma questo è un mio antico sogno, irrealizzabile forse. Pari 15. Beh, il proprio Ricci Bitti è stato un po' il responsabile dello scambio con Amburgo delle date, quello che ha praticamente fatto slittare il torneo femminile dopo quello maschile, e secondo me era molto meglio prima. Sì, questo è indiscutibile, giustissimo, perché le donne in fondo erano un preambolo a quello che poi sarebbe accaduto, perché non c'è dubbio che il tennis maschile ha ancora un altro peso. Ma poi vedevi i quarti finali, semifinali, finali con tanta gente, 30-15, 30-15, e poi non c'era quella pausa, quel break che abbiamo avuto noi qui, invece, quando una volta è finito il torneo maschile, lunedì e martedì qui c'era davvero pochissima gente. A parti invertite sarebbe stato diverso. Le donne avrebbero fatto da traino per il singolare maschile. Guarda qua, e qui viene passata. No, come ho sbagliato! Questa era proprio in balia dell'avversaria. 40-15. Questa grande ingenuità. Sì, non ma si può poi non una palla serviva così. Una botta di quel tipo, bastava mettere la palla dall'altra parte. Infatti lei, ma Serena, vedete come si è caricata dopo questo regalo che le ha fatto l'avversario. Era lì crocefissa a rete, non poteva far niente, senza difesa. E adesso 15-40, due palle break pesanti, 40-15, hanno sbagliato, però sì. Niente di grave, abbiamo detto che il servizio delle donne non conta. O conta poco. C'è il vento che soffia e dà un po' soffia in favore di Serena. Quindi semmai le difficoltà sono per l'avversario. Perché il servizio di Serena, che già funziona, pensa col vento dietro. È come un drive a golf. Fammi fare questi irriverenti confronti. Altro cattivo rimbalzo. Quindi 2-0. 2-0. La prima vera grande opportunità l'ha avuta la francese nel gioco d'apertura, che ha avuto due palle sulla propria battuta, due opportunità, mi correggo, per passare in testa per 1-0. E poi c'è stato quell'errore clamoroso adesso in questo game, a metà del secondo game, che poteva consentirle di andare avanti, insomma, di recuperare almeno questo break di vantaggio. Comunque 2-0. Go! 15-0. Ecco, ci sono delle volte in cui io non mi spiego perché uno deve picchiare così tanto. Perché Serena forse è talmente sicura del proprio tennis che si permette anche questi lussi. Beh, certo, sul 2-0 gioca un po' più tranquilla. Abbiamo visto che anche lei, quando si è trovata sotto 6-5, non ha giocato un game perfetto sul
finire del secondo set, ha commesso un doppio fallo, un paio di errori gratuiti. 15 pari, 15 pari. Errori di rovescio, Amorismo 10. La Williams 11, ma sono lì, ecco, il rovescio non c'è tanta differenza, è dritto. Questa era molto vicina, adesso infatti andrà il giudice di sedia. Javier Moreno, mi sembra poco convinto anche Amedì, che è molto corretta, dà il punto, ma dice che la palla è buona, quindi si ripeterà il punto. Si ha cancellato con il piede il segno sul campo, cosa che fece Connors contro Panatta una volta, ma per cancellarlo. Sì, perché quella era una palla che era stata data a favore di Connors negli ottavi di finale agli US Open, una partita fantastica. No! Questo è brutto. 30-15. 30-15. Infatti anche lei scuote la testa. Guardate che sia il vento che io guardo le bandiere dalla nostra postazione, sta girando. Ma prima ho visto l'arbitro che doveva addirittura proteggere il microfono con la mano, perché sennò il vento faceva strani rumori. Doppio fallo. E 30 pari. Quarto doppio fallo di Amélie contro i tre di Serena. Senza tregua, Era fuori. Palla del 3-0. Un'ora e 33 minuti di gioco. Questa è ben giocata. Ben giocata e ancora meglio seguita, perché è venuta a prendersi il punto che era fatto per tre quarti, ma se resta indietro e lascia rimbalzare questo recupero, poi deve rifarsi il punto tutto da capo. Questo è quello che manca a volte a giocatrici tipo la Pennetta, che tira, gioca bene da fondo campo, però ancora non ha imparato ad approfittare delle occasioni che si apre. Anche qui si è trovata la palla lievemente spostata da un falso rimbalzo. E quindi Amélie ha l'opportunità dell'1-2 dopo aver salvato la palla dello 0-3 andando avanti. L'attacco e poi questa conclusione in contropiede, meglio di così non si può. Beh, finalmente siamo arrivati allo spettacolo preannunciato, a ciò che tutto il mondo del tennis si attendeva da questo confronto. E di nuovo la palla del 3-0 per Serena. Sei occasioni
da break sfruttate su 15 da Serena. E rovescio contro rovescio alla meglio la Moresmo. Almeno questa volta. Sì, è uno schema effettivamente che abbiamo già visto, cioè abbiamo avuto proprio la verifica di quanto segnalavi, il diritto incrociato. Mentre intanto vedi curiosamente gli errori non forzati, 24 ciascuno, quindi sotto il profilo degli errori c'è equilibrio. Vantaggio Moresmo. Questo nonostante il pessimo primo set di Amelie, che quindi è in recupero, diciamo, che si portava dietro all'inizio delle statistiche totalmente negative. Bello questo rovescio. E quindi 2 a 1. In favore della Williams. E linea alla regia. Ti devo dell'acqua qui. Bene, torniamo in diretta con Amelie Moresmo, che è riuscita a tenere la propria battuta. Dopo ha salvato due palle del 3-0 in favore di Serena Williams. Siamo nel terzo set, si gioca da 1 ora e 38 minuti. Serena 2-1. Passante di rovescio incrociato, che è il colpo proprio, il marchio della Moresmo, colpo migliore. Forse c'è un minimo di incoscienza da parte di un avversario, seppur fortissimo, nel portarsi avanti sul... ma qualche volta la deve sicuro, fare. No, ma più sicuro dell'avversario, proprio sul rovescio. Brava anche di dritto adesso. 0-30 la torre. È comunque un Moresmo in crescendo, Ma è un match molto strano perché è altalenante. Quando la partita sembra finita si riapre. Non ha un filo logico. Guarda qui, sta giocando benino anche di dritto, ora magari la bruciamo perché ne ha sbagliati anche parecchi, ma questo è uno scambio durissimo. Quindi Moresmo con la possibilità di riequilibrare la partita. Cercato un angolo forse non del tutto necessario, Serena questa volta si era praticamente aperta il campo. Però 40 è seconda di servizio. Oh. Boom, sempre più forte. Sì. Non sono di quelle giocatrici che appoggiano la volée, Lea. Picchia come una disperata. Anche da tre quarti campo, quindi da posizioni non facili. Guardate che gesti atletici, anche bisogna essere molto coordinati in aria per fare così. Dei veri schiaffi alla palla. Io credo che la più grande volea d'or del mondo, la Martina Navratilova, volée così non le abbia davvero mai, quasi mai giocate. Anche perché in realtà la volée non deve essere giocata in quel modo. Credo tutti sappiano. Oh, una palla corta! Brava! È anche ben giocata! Lei ha detto che l'altro giorno proprio ha detto io le so fare le palle corte.
Se l'ha dimostrato adesso, che l'ha fatto con ottima anche scelta di tempo, un bel taglio tra l'altro. Guardate la palla che torna indietro verso la rete, impossibile da tirar su. 30-40, ancora una palla del due pari per Amélie. Brava, guarda che Serena ha fatto tre punti dallo 0-40, uno più bello dell'altro. Fantastico. Punto con doppia volée, una smorzata fatta con una mano sola, un ace. Certo che picchiano in un modo che francamente mi impressiona. E poi si vede che Amélie Mauresmo, se la palla è alta, riesce a schiacciarla abbastanza bene anche col dritto. Ha qualche problema quando la palla è bassa, perché lei non riesce a dare, a trasferire il peso del corpo, ma così la schiaccia proprio bene, una spallata. Palla di due pari, ancora. Diventa la quarta in questo. Quarto gioco. Questa è sprecata. L'impressione che ho avuto io è che ha cercato di aggirare la palla. Sì, non so se ce la faranno rivedere. Curioso, per giocarla con il diritto. Sai, anche i giocatori che hanno migliore il rovescio hanno la tendenza a spostarsi con il dritto, perché col dritto di solito si chiude più facilmente una palla, per esempio a metà campo. Il servizio per necessità una palla a metà campo, devi metterla dentro il rettangolo. Ancora fortuna. Guarda che le palle fortunate le ha avute tutte lei, obiettivamente. Molto, molto vero. Almeno tre net, due cattivi rimbalzi. Serena penserà che... No, ma secondo me non pensa, così. Lei ha un atteggiamento molto, molto tranquillo, non so, sembra abbastanza imperturbabile. Scusate. Non male questo dritto, sì. Adesso deve tirarlo di qua, però non è venuto avanti. Il punto ricomincia. Forse ha perso il giusto tempo per... Sì, attaccare, hai ragione. L'aveva messa in difficoltà, aveva giocato due gran dritti e non si è sentito di seguirli. Hai sentito la solita battuta romana? Amélie, vai, Amélie che è cotta. Tu dici che Amélie l'avrà capita, francese. E questo game lei ci sta offrendo, devo dire, una serie di situazioni completamente diverse. Vele Serena che viene a rete, palle break salvate, insomma. Mi piacerebbe vedere dalle statistiche quante volte venuta a rete e qual è stato poi in realtà il risultato. Non so quanto positivo. Potrebbe tradire una certa ansia, no? Una certa fretta di concludere il punto. La sesta opportunità che si conclude, cioè diventa una realtà, due pari, quindi dalla palla del 3-0 per Serena Williams passiamo al due pari. Due pari di nuovo. Baldo, non so se tu hai la stessa sensazione mia, cioè Serena è sembrata sempre superiore, è stata due punti dal match, qui ha avuto la palla del... è come se sprecasse delle opportunità. Grosse chance. Però poi dopo bisogna vedere se arrivano su 4 pari o 5 pari, chi delle due ha la maggiore qualità di match winner. Certo, è vero che Serena a quest'ora avrebbe già dovuto vincere la partita, forse, dovrebbe essere già negli spogliatoi per certi versi.
E questo dentro la testa non può avere una... Riga, smesso sulla riga. Influenza. Sì, certo che ce lo può avere, però fra le due è una giocatrice, almeno storicamente, più vincente, Serena, che non Amélie, per cui bisogna vedere. O Amélie riesce a partire, andare via, andarle via adesso sull'abbrivio di questi due game, andare magari 5-2, se vanno 5 pari la favorita secondo me resta Serena, però... Ah no, senz'altro. Magari mi sbaglio, comunque noi facciamo il tifo per la partita, per cui se arriviamo anche al tie break del terzo set, poi chiunque vinca ci va bene sia l'una che l'altra. Ricordiamo che l'altra semifinale la giocheranno successivamente la Clijsters e la Sugiyama, quindi domani avremo comunque una finale sicuramente nobile, no? Chiunque vinca fra queste due giocatrici, auguriamoci che la Clijsters, che è la numero due del mondo, che ha battuto Serena in un Masters lo scorso anno, cioè che ci arrivi lei, perché sarebbe una finale ancora più spettacolare, con chiunque, ripeto, debba giocare. 30-15. Questo lei è un momento psicologicamente difficile per Serena, perché insomma quando sei avanti 2-0 e la palla del 3-0 e forse potevi addirittura aver vinto in due set, tutto sommato... Ripetiamo, è stata a due punti dal match, il match sembrava potersi risolvere sempre in suo favore, eh? Molto duro. Mamma come picchiano. Adesso è l'amore smo dentro il campo. Ah! Gran scambio però, eh. Finito male, perché insomma questa non era una volée che... L'ansia da volée, perché riguardiamolo. Poi nella parte anche sbagliata del campo lei ha incrociato, cioè ha giocato la volea incrociata. Dall'altra parte era tutto vuoto, ma sai, seduti qui comodi è facile. Questo accade, l'opportunità le viene dopo uno scambio che toglie anche lucidità. Due pari, 30 pari. Terzo set. Questa è brutta. 40-30, 40-30. Beh, non dimentichiamo che all'inizio della partita lei, abbiamo ricordato con Ugo Franci Canava, che c'erano sul campo 26-27 gradi. Fa anche calduccio e si gioca da un'ora e 49 minuti. Un po' di stanchezza potrebbe essere anche comprensibile. Ecco, qualche errore l'abbiamo visto secondo me anche per difetto di posizione. 40-10. Parità, quindi segnaliamo che la prima opportunità del 3-2 l'ha avuta la Moresmo. Sarebbe stata la prima volta che era in vantaggio in questo match. Dopo un'ora e 50, ha perso il primo set in 21 minuti, poi è stata sempre costretta a inseguire. Vantaggio William. E di nuovo un'inversione di tendenza, doppio fallo con la palla del 3-2 per Serena. Quinto doppio fallo per Amélie. Ancora un net. Beh, il net è francese allora. Uno che protesta. Beh sì, perché effettivamente è vero che giocando dei colpi listati piuttosto che piatti è più facile che la palla monti sopra il nastro e lo scavalchi, però insomma le situazioni fortunate a favore dell'amore smo sono davvero tante a questo punto. E poi arriva anche in un momento importante. Altro che. Era la palla del 3-2 per Serena. Tirano. Sì, è pazzesco. Ma poi la profondità. Ma
Ecco un cambio di ritmo. La palla è buona. Brava, grandissima. Bello scambio, uno dei più belli, molto molto intenso. Riguardiamolo. Con una mano sola, per una ragazza che fa rovescio due mani, si allunga bene, quasi in completa estensione.